Prima domenica di agosto, 6 agosto 2023, tradizionale festa della Madonna delle Vigne, incontrata Cermano, a Mussomeli. Agosto 2023, prima domenica di agosto, tradizionale festa della Madonna delle Vigne, qui in Contrada Cermano. Quanto sono le 11:50. Tre minuti primi in questo momento, pochi minuti a mezzogiorno, mentre ricordiamo a tutti i contradaioli di Cermano e zone limitrofe che oggi pomeriggio alle 19:30 ci sarà la messa all'aperto qui davanti la Cappella della Madonna delle Vigne. A tutti quanti una buona domenica. Thank you.
Dio ti salvi, divina radice di quel fiore che il mondo ha redento. Dio ti salvi, divino portento di speranza, d'amore, di fede.
che la nostra amor conforta. Aspettando un buon orario, le 18:30, vogliamo magari così recitare qualche posta di rosario, affidando alla Vergine Santa tutte le nostre problematiche, le nostre intenzioni di preghiera. Vogliamo pregare, ecco, per gli ammalati, pregare anche per chi vive momenti anche di sofferenza, non solo fisica ma anche psicologica e morale. Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, ecco, delle vigne, prega per noi. San Michele, prega per noi. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi. Non abbandonarci le tentazioni, ma di prenderci le mani.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, regina della famiglia, San Michele, nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Sapienza, San Michele, nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, San Michele, salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Vogliamo pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, vogliamo affidare tutte le nostre intenzioni alla Vergine Santa, perché insieme al Divin Figlio possano presentarle al trono di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Ecco, ci prepariamo ora per la Santa Messa.
dei figli tuoi. Madre di tutto poi, abbi di noi pietà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi, festa della trasfigurazione del Signore, siamo attorno a questa mensa qui, in questa cattedrale all'aperto, come tante volte il Vescovo ci ricorda, per celebrare e onorare Maria Santissima, che in questo luogo viene venerata come la Madonna delle Vigne. Vogliamo chiedere a lei tutte quelle grazie che il nostro cuore esprime, le gratitudini, le richieste, tutte quelle situazioni di sofferenza e di gioia che viviamo giorno per giorno. Vogliamo affidare a lei, perché lei come madre ci conosce in quanto figli e possa presentarci al figlio suo Gesù, perché insieme al suo divin figlio tutte le nostre intenzioni siano presentate al trono di Dio. Ma qui è bella l'immagine, come viene riprodotta anche nell'altra immagine, la Madonna delle Vanelle, ecco a Sant'Enrico, ma questa è una conseguenza di un miracolo qui avvenuto, proprio la figura di San Michele, e chiedere a San Michele la protezione, la difesa da tutte quelle situazioni di male, di peccato che molto spesso la nostra vita sperimenta. E allora Maria Santissima e San Michele siano in Cristo Gesù i punti di riferimento che noi dobbiamo guardare e affidare e affidarci, perché possiamo sperimentare sempre più l'amore di Dio nella nostra vita. E allora con questi sentimenti di fede iniziamo la celebrazione come lode a Dio Padre per mezzo del Figlio suo Gesù nella potenza dello Spirito. E affidiamo la nostra comunità parrocchiale, vogliamo affidare tutta la comunità di Mussumeli, vogliamo pregare per gli ammalati, per le famiglie, per i giovani, per le persone che si raccomandano alle nostre preghiere. Vogliamo affidare tutte quelle situazioni difficili che magari umanamente non riusciamo ad affrontare, ma Maria Santissima ci dia la forza, il coraggio, lo sprone per poter andare sempre avanti nella fede in Cristo e in Dio Padre. E in questa celebrazione vogliamo affidare anche queste intenzioni di preghiera. Vogliamo pregare per il nostro fratello in suffragio, per il nostro fratello Genco Russo Salvatore, per tutti i contradaioli e secondo le loro intenzioni. Vogliamo pregare per una bambina di 8 anni, non dico il nome, però ecco, vive in un momento di sofferenza. Vogliamo affidare questa bambina alla Vergine Santa, perché come in questo luogo è avvenuto un miracolo, anche questa bimba possa sperimentare nella sua vita la salute del corpo, per dire con la sua vita la testimonianza e l'amore a Dio Padre. E vogliamo pregare anche in suffragio dei nostri fratelli Sola, Michele, Amico Grazia, Montagnino Pini e tutte le altre intenzioni di preghiere che sono nel nostro cuore. Tutto vogliamo affidare e posare su quest'altare, perché Gesù, il nostro fratello e Signore, possa presentarmi al trono di Dio. E allora con questo spirito di fede vogliamo chiedere perdono al Signore di tutti i nostri peccati, per sperimentare la misericordia di Dio, che è per noi fonte di riconciliazione e di comunione. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria,
gli angeli e i santi, a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri nella fede, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltando la parola del tuo amato Figlio diventiamo coeredi della sua gloria.
Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo in ascolto della parola del Signore. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vambe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miliardi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire come le nubi del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Il ritornello del Salmo lo cantiamo. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I mondi fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia, e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Il Signore regna. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. È molto bella la parola del Signore che è stata posta alla nostra attenzione, perché ognuno di noi personalmente possa trarre fuori qualche spunto nella propria vita per metterla in pratica. Vedete un po', il contesto è quello del Monte Tabor, siamo in alto, e proprio perché siamo in alto da qui si vede una, ecco, c'è una bella vista, si vede tanto. E immaginiamo proprio così di essere con gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte e stiamo sperimentando qualcosa di bello, di unico. Non è tutti i giorni vedere un uomo che noi riconosciamo come figlio di Dio che si trasfigura. La domanda è: che cosa vuol dire trasfigurazione? Guardate, ieri sera nella conclusione del Grest dicevo: noi dovremmo incominciare a imparare determinati termini che troviamo nella scrittura, per esempio la trasfigurazione, la resurrezione, l'incarnazione, termini che noi diamo per assodato che sappiamo, però vedete tante volte questi termini diamo delle risposte, diamo delle connotazioni diverse da quelle che realmente sono. Per esempio, per curiosità, la trasfigurazione che cos'è per voi? Chi mi risponde? Abbiamo paura? No. Cambiamento di figura. Ecco, dice la scrittura, lo dice il Vangelo stesso, Gesù si trasfigura tanto che le sue vesti divennero candide, bianche, che nessun lavandaio sulla terra poteva renderle così. Quindi voi immaginate questi tre apostoli che si trovano davanti a questo cambiamento
della persona di Gesù in una luce immensa come quella del sole di prima, che ora è tramontato, che accecava, che abbaiava. Ecco, questo ci fa capire già l'esperienza che i tre apostoli vivono e sperimentano. E questa esperienza poi lo stesso Pietro la riporterà nella seconda lettura, quando scriverà alla sua chiesa: noi non siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma siamo andati dietro alla persona di Gesù, perché io, dice Pietro, ho visto con i miei occhi. Vedete, fratelli e sorelle, l'esperienza anche del cristiano, questa esperienza che stiamo vivendo noi qui davanti a questa cappellina dedicata alla Madonna delle Vigne, è la stessa esperienza di Pietro, Giacomo e Giovanni, dove questa esperienza deve aiutare tutti noi a rivedere intanto la nostra vita. E scendendo poi a valle, scendendo poi nella quotidianità, nel lavoro che noi professiamo, nelle relazioni che intessiamo, nelle nostre famiglie, con le persone con cui, ecco, ci relazioniamo, con cui condividiamo un qualcosa, un'idea, un hobby, lì siamo chiamati ad essere testimoni. Non è che è facile, sapete perché? Perché a volte, per la paura di comprometterci, noi ci conformiamo alla massa, perché veniamo giudicati, perché siamo presi tra virgolette per bacchettuna, perché andiamo sempre a chiese, perché siamo così, siamo così. Abbiamo vergogna tante volte di professare la nostra fede. E questo non è essere cristiani. Anche perché essere cristiani non è che ce lo dobbiamo ricordare solamente nelle grandi occasioni, qualche processione o per determinate situazioni liturgiche che viviamo durante l'anno. Questo non vuol dire essere cristiano. Forse sbaglio, forse magari mi vedete in un modo diverso. Essere cristiano è vivere giorno per giorno la parola di Dio, vivere questa esperienza di Dio giorno per giorno nelle piccole cose che noi svolgiamo, viviamo. Essere cristiani, non fare cristiani. Vedete, c'è una differenza tra l'essere e il fare. Questo vale per noi preti. Guai se io facessi il prete, perché io devo essere prete in qualsiasi posto io mi trovi. Una volta nella comunità in cui mi sono trovato, un giorno ci fu un giovane che disse: vabbè, ho parrino e parrino in da chiesa, ma scendendo dall'altare ogni più parrino. E che sogno fu? Vedete? Questo vuol dire fare il prete. Ma l'essere prete invece, il prete giorno per giorno, momento per momento, attimo per attimo, sia sull'altare che fuori dall'altare. Essere cristiani allora non è solamente nei momenti in cui ci ritroviamo in chiesa a celebrare l'Eucaristia, ma uscendo dalla chiesa inizia l'essere cristiano, lì testimoniando al mondo l'esperienza di Dio nella nostra vita. Solamente così noi possiamo incominciare a costruire un mondo migliore, un mondo dove regna la giustizia, l'amore, la pace, dove costruiamo quei ponti di riconciliazione nell'accoglienza dell'altro, nel rispetto dell'altro, nel rispetto dei valori. Ecco, la parola di Dio ci deve portare a tutto questo. Ecco perché Gesù dice ai tre discepoli, scendendo dal monte: non dite a nessuno di quello che avete visto fino a quando non sarò risorto dai morti. E anche lì i tre discepoli: ma che cosa vuol dire risorgere dai morti? Poi si ricorderanno delle parole che Gesù ha affidato loro. Ecco, tutto questo ci deve portare un po' a quello che l'evangelista Matteo riporta in questo brano del Vangelo. A un certo punto Pietro, così, dall'euforia di vedere Gesù trasfigurato, di vedere accanto a Gesù Pietro, di vedere accanto a Gesù Mosè, Elia, che sono due figure importanti dell'Antico Testamento, la legge e i profeti, perché la religione ebraica viene e si basa su queste due figure, la legge che è Mosè e i profeti, Elia. Quindi vedete, Pietro a un certo punto dirà: ma che è bello per noi restare qui, ma è bello, non c'è bisogno di andare da nessuna parte.
Vedete, anche noi tante volte viviamo questa esperienza. A volte mi sento dire da tanti fratelli, io ci sono momenti in cui vivo la gioia dell'essere cristiano, ci sono momenti in cui mi abbacchio, ci sono momenti in cui, ecco, trovo sconforto, sfiducia, sconforto. Fratelli e sorelle, l'esperienza cristiana non è sempre la gioia, ma è anche la sofferenza, quella sofferenza che questi tre apostoli che Gesù sceglie sperimentano nella propria vita. Vedete un po', facendo rientrare anche in questa riflessione la Vergine Santa, Maria Santissima, quando l'angelo dice a lei: tu diventerai madre del Figlio di Dio, Maria Santissima ha gioito in quel momento. Rallegrati figlia di Dio, rallegrati figlia di Sion, perché il Signore in te ha fatto grandi cose. Però poi sappiamo che nella vita di Maria non c'è stata solamente questa gioia, perché Maria poteva anche sedersi in una sedia e dire: ora sono diventata la madre di Dio, mai hanno ribanne. Invece no, Maria è umile, perché Maria subito, dice la scrittura nel Vangelo di Luca, appena saputo che la cugina Elisabetta aveva bisogno di lei perché stava per avere un figlio, si sposta, fa diversi chilometri, sperimentando un viaggio di sofferenza, a volte anche di pericolo, per raggiungere la cugina, e lì si mette a servizio della cugina Elisabetta. E ritornando nuovamente a Nazareth, Maria viene vista come una donna di poco affare, perché era incinta, promessa sposa, e anche lì Maria vive le sofferenze della vita. Tutti magari la guardavano come nei nostri paesi, di malucchio, ma chissà, dice, era promessa sposa e ora si trova incinta, ma trova che cosa fece. Così tante volte noi ragioniamo. Vedete, questo ci fa capire come la Vergine Santissima sperimenta, come tutti noi, le situazioni di gioia e di sofferenza della vita. Però Maria, anche sotto la croce, prendiamo un altro evento nella vita di Maria, sotto la croce Maria rimane ferma, rimane solida nella fede. Ecco, noi la veneriamo come la Vergine Addolorata, ma anche lì Maria non viene presa dallo sconforto, perché in lei c'è la speranza, perché Dio ha detto, ha affidato a lei, che il figlio suo Gesù avrebbe governato il mondo con scettro di ferro. Magari in quelle parole ancora Maria non riusciva a capire, però si è abbandonata al Signore. Ecco, la devozione nostra nei confronti della Vergine Santa deve essere questa. Anche se non riusciamo a comprendere, anche se non riusciamo a capire quello che avviene nella nostra vita, siamo chiamati ad abbandonarci alla volontà di Dio, perché siamo certi di non sbagliare. Siamo certi di non andare a incorrere in pericoli che tante volte sperimentiamo nelle situazioni che noi vogliamo e scegliamo. E allora, vedete, questa voce che Pietro, Giacomo e Giovanni ascoltano sul monte: questo è figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Ecco, questo verbo ascoltatelo è importante per noi cristiani. È importante per la Vergine Santa, perché anche Maria, ascoltando la parola di Dio, mette in atto la volontà di Dio, accogliendo il verbo di Dio nella sua vita. Però a un certo punto, se ricordate, nella storia di Gesù, nella vita di Gesù, c'è un momento in cui Gesù viene invitato a nozze. Ricordate? Le nozze di Cana. E Gesù era presente a quelle nozze insieme agli apostoli, dice il Vangelo di Giovanni, c'era pure Maria. A un certo punto finisce il vino, quindi sarebbe finita la festa, e lì Maria dice a Gesù: Gesù, non hanno più vino. Gesù dice: donna, che c'è tra me e te? Non è ancora giunta la mia ora. Però vedete, è bella quell'immagine in cui Maria dice ai servi: fate quello che egli vi dirà. E Maria oggi lo dice a noi, cristiani di questo 2023, a noi qui presenti: fate quello che egli vi dirà. Perché solamente nell'ascolto di quello che Gesù ci dice
permetterà alla nostra vita di agire bene, di agire per il bene comune, di agire come fratelli, di vivere come cristiani. E nell'esperienza che stiamo vivendo attraverso l'ascolto della parola di Dio, ecco, noi siamo chiamati a guardare al Signore Gesù, a guardarlo in faccia. Tante volte quando parliamo magari abbiamo paura, allontaniamo il nostro sguardo dagli altri. Parlo per esempio con il signor sindaco e poi guardo da un'altra parte. Non è giusto. Ecco, avere il coraggio di guardare negli occhi Gesù. Perché anche questo, l'ascolto presuppone questo guardare a Cristo. Mettersi in ascolto di Cristo, accogliere quando Lui ci dice, proprio guardandolo in viso, guardandolo negli occhi. C'è un proverbio che dice che gli occhi sono che cosa? Lo specchio dell'anima, del cuore. E guardando negli occhi noi possiamo cogliere questo cuore di Cristo che è amore per noi. Ed è lì, in quell'esperienza di guardare negli occhi, che è l'esperienza che Pietro, Giacomo e Giovanni sperimentano, la trasfigurazione. Vedere Cristo trasfigurato cambia di aspetto. Ecco, questo ci deve portare ad un altro passo del Vangelo, dove Gesù stesso dirà: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Perché guardando il Signore negli occhi, noi possiamo trovare la forza sempre di andare avanti, di non scoraggiarci mai e di affrontare tutte quelle avversità che la vita ci riserverà. E poi dall'ascolto al volgere lo sguardo a Cristo, il terzo punto della mia riflessione che sto condividendo con voi, che è il vivere la quotidianità, non vivere la giornata, cioè oggi faccio questo, domani faccio quell'altra cosa. La quotidianità della vita è proprio illuminata dalla parola di Dio, che è questa perseveranza nel seguire il Signore e vivere coerentemente da cristiani. È difficile questo, sapete perché è difficile? Perché a volte magari professiamo la fede nel Signore e poi magari chi che ne commene facciamo, chi che ne viene più facile. E invece Gesù ci dice una cosa importante: essere coerenti col proprio essere cristiani, che è difficile oggi. E la coerenza è quella virtù che ci permetterà sempre di sperimentare come Maria e con l'amore di Dio e mettere in atto la volontà di Dio, anche andando controcorrente, contro la mentalità di questo mondo. Con i ragazzi abbiamo concluso ieri sera, diceva il Grest, e il motto che abbiamo scelto insieme è il coraggio di vivere controcorrente, di andare controcorrente. Guardate, oggi tutti seguiamo le masse, tutti fanno così, facciamo tutto così, seguiamo le mode, tutti hanno una moda, seguiamo tutti quella moda. E quando qualcuno va fuori da queste mode, dalle masse, dalla globalità, dalla massificazione, siamo subito pigliati per strane, extraterrestri, addirittura veniamo anche esclusi, veniamo anche emarginati, perché tu non ragioni secondo me, come voglio io. Vedete, questo è un po' quello che ci stiamo sforzando anche di trasmettere ai ragazzi: il coraggio di andare controcorrente, di andare contromano, di non andare a seguire le masse, le folli, le mode, ma di essere se stessi. Carlo Acutis scriveva così: si nasce originali e si muore da fotocopie. Perché? Perché è bello essere fotocopia dell'altro, così siamo amici, condividiamo lo stesso ideale, lo stesso partito, lo stesso club e tutto quant'altro. Se andiamo fuori non siamo più amici. E invece essere originali è importante, come Gesù, come la Vergine Santa, come i grandi santi che la Chiesa ci presenta come modello di vita. Essere originali, perché l'originalità nella diversità, mettendo insieme tutto, ecco, ci completiamo, creiamo realtà nuove. Vedete questi fiori che sono belli? È uno diverso dall'altro, colori diversi l'uno dall'altro, eppure nell'insieme formano qualcosa di bello. Così è cristiano.
Ognuno di noi è unico, irripetibile, se stesso, originale, ma messi insieme nella varietà del nostro essere, siamo come questi fiori posti qui su quest'altare, che vogliono lodare e vogliamo lodare Dio per il dono della Vergine Santa e metterci sotto la protezione di San Michele, perché ci possa aiutare a superare le difficoltà e le opere del male. E allora sì che siamo cristiani, e allora sì che sperimenteremo la trasfigurazione del Signore, perché quella trasfigurazione è la nostra trasfigurazione. Quella trasfigurazione dice a noi una cosa importante, che Gesù, il Figlio di Dio, lascia il cielo e nella sua umanità ha racchiuso in sé tutti noi. E come Lui noi saremo trasfigurati, e come Lui noi risorgeremo, e come Lui noi saremo donati, ridonati a Dio, rinnovati nel cuore, nella mente, nel nostro essere, solo se noi lo vogliamo. E allora, fratelli e sorelle, l'augurio che faccio a me come sacerdote, ma che faccio a tutti voi, è questo: abbiamo il coraggio di andare controcorrente, abbiamo il coraggio di essere originali, abbiamo il coraggio di essere unici, di non massificarci e di non seguire mode, di non seguire modelli strani, sbagliati. Ma l'unico modello che noi dobbiamo seguire è Cristo Gesù, nella sua umanità, nella sua divinità. Cristo Gesù che ha consegnato a tutti noi sotto la croce quella mamma che l'ha seguito lungo la via del Carvalho e che ha affidato a Giovanni dicendo: donna, ecco qui tuo figlio, figlio, ecco qui tua madre. E Giovanni prese con sé Maria, dice il testo sacro. E allora anche noi vogliamo, come Giovanni, accogliere Maria nella nostra vita, perché anche noi possiamo sempre, giorno per giorno, sperimentare questo amore di Dio nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Ci mettiamo in piedi e vogliamo rinnovare la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, fissando lo sguardo su Gesù, il nostro cuore viene illuminato e può pregare con verità il Padre che è nei cieli. Preghiamo insieme, diciamo: donaci la tua luce, Signore. Per ogni comunità cristiana, ascolti la parola di Dio con fede e da essa si lascia illuminare nel cammino da percorrere. Preghiamo. Per i giovani convenuti a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù,
fissando lo sguardo su Gesù, sappiano camminare come Maria per portare a tutti il Vangelo, preghiamo. Per i cercatori della verità, per intercessione di Santa Teresa Benedetta della Croce, la compatrona d'Europa, di cui mercoledì celebreremo la festa, si lascino rischiarare e guidare dalla sapienza dei martiri e dei santi, preghiamo. Per tutti noi che celebriamo questa Eucaristia, nutriti dalla parola e dal pane della vita, sappiamo attendere con fede la stella luminosa del mattino, preghiamo. E affidiamo anche queste intenzioni particolari in suffragio di Genco Russo Salvatore e in suffragio di Sola, Michele, Amico Grazie e Montagnino P. Vogliamo che il Signore dia a lei la salute del corpo e ritornare, ecco, alla sua famiglia sana, salva, liberata da questo male che la... E vogliamo pregare per tutti i contradaioli e secondo anche le loro intenzioni. In un momento di silenzio affidiamo anche le nostre intenzioni personali. Il Signore accolga tutte quelle richieste, quelle grazie, quelle situazioni. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica queste offerte, oh Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi ai testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare i suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare nella trasfigurazione la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati. Di noi tutti la misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Michele, il Beato Carlo Acutis e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, come fratelli, ridoniamoci il segno della riconciliazione e della... di Dio che i peccati, peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà. Agnello, agnello di Dio che
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma se tu sei stato amato, non è solo la tua sorte. Per la comunione avvicinata. Thank you.
Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, oh Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna delle Vigne, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Testimoniate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Ecco, prima del canto, dando giusto ringraziare, ecco, l'amministrazione comunale, perché so che ha fornito le sedie, ecco, per poterci anche sedere, e anche nella persona del sindaco, della consorte, di tutte le autorità civili, militari, ecco, quanti si sono impegnati affinché anche quest'anno la festa della Madonna delle Vigne possa aver fatto il suo corso in forma semplice attraverso la celebrazione della Santa Messa. Però, ecco, questo vuol dire un impegno ancora di più per noi per il prossimo anno, per poter svolgere anche la processione. Grazie anche alla confraternita della Madonna delle Vanelle, la presenza dà anche solennità a questa celebrazione. Ma dobbiamo ringraziare il Signore sempre, che ci dà la possibilità ogni anno di poter celebrare e lodare Dio nella persona del Figlio suo Gesù, della Vergine Santa e di San Michele. Vogliamo, ecco, dire grazie sempre al Signore, non stancarci mai di essere cristiani autentici, senza paura, senza compromessi. E adesso facciamo il canto e poi faremo la benedizione dei canti. Ave Maria, speranza nostra, Ave Maria, Madre di Dio.
cuore. Adesso facciamo la benedizione dei campi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio mirabile in tutte le sue opere, sia con voi. Il Signore ha creato la terra e ha affidato all'uomo le sue risorse, perché con il lavoro delle sue mani e con il suo ingegno ne tragga alimento per sé e per i propri figli. Rendiamo grazie per l'abbondanza di questi doni e impariamo, secondo il monito evangelico, a cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Tutto il resto ci sarà dato in aggiunta. Ascoltiamo la parola di Dio dal libro del Deuteronomio. Il Signore educò il suo popolo, ne ebbe cura, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Lo fece salire sulle alture della terra e lo nutrì con i prodotti della campagna. Gli fece succhiare il miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia, crema di mucca e latte di pecora insieme con grasso di agnelli, arieti di Basan e capri, fiori di farina di frumento e sangue di uva e bevevi spumeggiante. Preghiamo. O Dio creatore e padre, tu dalle origini del mondo hai stabilito che la terra produca germogli e frutti di ogni genere, il seme per i campi e il pane per la mensa. Fa che le nostre campagne, allietate da un abbondante raccolto frutto della nostra fatica e dono della tua benedizione, possano contribuire al benessere comune. A te onore e gloria nei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua santa, aspersione e il ricordo delle nostre origini, nell'acqua e dello Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. E la benedizione di Dio Onnipotente discenda su tutte le nostre campagne, perché possano sempre provvedere al nostro sostentamento. Ma anche le campagne hanno bisogno della nostra cura e attenzione e rispetto prima di tutto. Solamente così, in questo connubio, in questa sinergia, noi possiamo usufruire e ringraziare Dio anche per i prodotti della terra, perché ognuno di noi possa trovare, come abbiamo ascoltato dalla preghiera, alimento e sostegno. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti i campi, su noi e sulle nostre famiglie. Amen. Dio, fonte di ogni bene, vi assista e vi protegga, e con la sua santa benedizione renda fecondo il vostro lavoro. Amen. Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria! Viva Maria!
Ok, amici del Fatto Nissena, del Fatto del Vallone, abbiamo trasmesso in diretta la celebrazione della messa del parroco padre Liborio Franzù, ecco, in occasione della tradizionale festa locale della Madonna delle Vigne. Carmelo Barba vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alle prossime dirette. Ciao a tutti!